Qua la zampa. L'anno scorso, alla vigilia delle vacanze, sono stati abbandonati 130.000 cani e gatti, senza contare furetti, criceti, coniglietti, pesci e tartarughe. Per fermare la barbarie dell'abbandono, gli spot non bastano, dobbiamo impegnarci tutti. Quando si decide di adottare un cucciolo, bisogna pensare anche alla sua sistemazione per le vacanze. Gli animali non sono oggetti e randagio non significa libero. Un animale abituato alla vita domestica non riuscirà mai, in caso di abbandono, a procurarsi cibo e correrà seri rischi di rimanere coinvolto in qualche incidente stradale.